12 marzo 2008, siamo allo stand della British American Tobacco in compagnia di Silvia Ticolpe. Allora Silvia, di cosa ti occupi? Io ho la responsabilità di alcuni progetti nell'ambito di risorse umane per la British American Tobacco Southern Europe, quindi quella che si occupa dei paesi del sud Europa, in particolare progetti di sviluppo di persone neolaureate e percorsi professionalizzanti. Quali sono le tipologie di professioni che poi si vanno a chiedere oggi qui? In British American Tobacco noi non chiediamo professioni, cerchiamo talenti. Ti ho detto una frase d'effetto. Allora, ci sono delle lauree, no, preferenziali oppure accettate? In realtà, oltre alle lauree scientifiche, economiche e ingegneristiche, cerchiamo anche laureati in materie umanistiche. Sì, io per esempio sono psicologa. Quindi c'è anche possibilità per noi che abbiamo fatto degli studi meno scientifici. Questa è una delle prime aziende che troviamo, diciamo, disponibile anche a laureati in materie umanistiche. Sì, per noi il talento non è una questione della laurea, di ambito di laurea. Allora, in Italia quante sedi avete? In Italia abbiamo la sede di Roma, che è l'headquarters, e la sede di Lecce, che è una fabbrica, un sito produttivo. Mentre nel mondo, mi accennavi prima... Siamo in 180 paesi nel mondo e siamo la multinazionale più diffusa e più capillare tra quelle del tabacco. Bene, la risposta com'è stata oggi dei ragazzi? Ottima, abbiamo avuto centinaia di ragazzi, tantissima fila, e noi siamo in quattro e non abbiamo fatto in tempo a non far formare fila, quindi questo significa che è andata molto bene. Filato tutto liscio. Sì, molto. Ti facciamo i complimenti e niente, in bocca al lupo. Grazie, crepi il lupo.